Vi chiedo soltanto un applauso per salutare Adri e Ricky. Eccoli qui che arrivano. Buonasera. America e Sicilia, Sicilia e America. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. Allora, ringraziamo il signor La Rosa perché oggi appunto presenteremo questa nuova rubrica che si chiama Insieme nel mondo. Insieme on the world. Insieme nel mondo. Okay. Per far questo abbiamo invitato dagli Stati Uniti il professor Wallace. Good evening, buonasera pubblico d'insieme. Fategli un applauso, io già temo che sia una sola, però non voglio dire nulla. Prima voglio ascoltare. È una cosa molto bella per portare la nostra lingua, diciamo, per farla conoscere anche in altri ambienti. Tra l'altro il professore ha un collegamento con la nostra terra, giusto? Io sono di origini siciliane. Molto bello. Perché la mia mamma, sono dalla parte di mia mamma catanese, uh-huh. E dalla parte di un amico di mio padre sono messinese. Scusi. Wallace. Le sue origini, professore, sono quantomeno dubbie. Vabbè, ma io non dico nulla, per carità. Tra l'altro professore, non l'ho ancora presentato. Questo è il conduttore Salvo La Rosa. Ah, Save the Rose. Save the Rose. Solo Salvo La Rosa. Pensa, lui è il miglior conduttore della Sicilia, il più bello, il più importante. Ah, bello, yeah. Salvo La Rosa, rispetto. Salvo La Rosa. Beautiful, yeah. Perfetto. Beautiful. Signori, prima di passare all'analisi delle frasi, che cos'è la Sicilia? È un mondo fantastico, il siciliano è un personaggio particolare, a volte un po' lento, ma molto vivo. Anche i miei sono siciliani, c'è la Rosa. Ieri sera mia mamma ha detto a mio padre, Claudio, ma o cane quando è che ho potti fuori? Poi devi fare, o cane aveva due settimane che ha morto. Appunto, quando è che ho levato salotto? No, cioè, ma povero cane, va bene che siamo un po' più lenti, un po' più arabi. Salotto. Bene, comunque entriamo subito nel vivo e facciamo conoscere anche alle altre lingue, alle altre nazioni, il nostro linguaggio. È pronto, professore? Yes, sono pronto. Save the rose. Lascialo stare, Professore, il mio livello olfattivo percepisce l'aria della brezza del mare. A stai fetenno che assai do banco da tonnina. Perfetto, questa è la traduzione che viene fuori da quella frase. Puzza. Il banco della tonnina puzza. Sì, è meraviglioso. Se la Rosa lui proprio ce le fa vivere. Ha questa spiegazione particolare. Vivere, save the rose. Lascialo stare. Professore, lo sbigottimento che mi pervade è paragonabile ad orrendi pensieri incestuosi. Aristarco, ma che do caccia vista sosoro? No! Ma i pensieri incestuosi! Ma cosa di impazzire! Però si dice! Si dice. Lo ricordo! Comunque si vede che ha una certa preparazione, eh? Sosoro! È arrivato ieri sera l'ho portato in alcuni ambienti particolari di Catania, abbiamo frequentato un party esclusivo per fargli vivere Bunga party! Non lo dire! Per dire così! Beh, professore, ma non trova anche lei, professore, che ci sia carenza di quadrupedi di razza equina presso il mercato? Ah, non ha mancato uno scecca fera? Così. Scecca fera? Non è mancato uno scecca alla fiera, in altro modo tipicamente siciliano. Lei è bravo, professore, bravo. Questa è molto, sicula, quindi faccia attenzione. Lasci stare sulla rosa. Very sicula. Perfetto. Save the rose. Lascialo stare. No. Scusa. Professore, è incredibile, quasi come il tragitto nell'entroterra catanese. Così, di Dabana Nicolosi. Va bene, altro modo di dire. Nicolosi. Professore, l'ultima è molto particolare. Sì, l'ultima è molto particolare, deve fare attenzione, è molto fine, va bene? La tua donna ha agito in maniera irrispettosa. E inoltre ti ha arrecato anche dei gravi danni fisici. Connuto e bastoniato. Connuto e bastoniato, no. Grazie, professore. Beh, devo dire che è stata una lezione interessante, ma io avevo sentito che c'era odore di sola. No, tra l'altro posso dire una cosa, questo faccio un plauso al dottor La Rosa, perché pensa, il dottor La Rosa, pensate, è stata la persona che ha finanziato il cachet del professore, quindi ha pagato il viaggio, il vitalogio, quindi gli fa onore questa cosa. Ed è stata una spesa pari ad una manovra economica di Angela Merkel. Cioè? Ci gustò quanta Germania! Non si dice! Ci ho tirato fuori neanche un euro! Non si dice, save the rose! Grazie.